Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati come ogni mercoledì alle 14 con l'appuntamento su FIFA 16 con la carriera con la Fiorentina. Non so quanto ho detto la, va bene. Ok, allora siamo nella posta in arrivo. La prima mail che ci è arrivata è questa. Abbiamo ricevuto un'offerta per Ilicic, vediamo da parte di chi. Stoke City offrono 13 milioni. Contro offerta, ragazzi, io anche qua faccio una contro offerta, però 24 milioni più di quello che ho chiesto al Borussia Dortmund. Vi ricordo che Ilicic è in trattativa col Borussia. Ah, anche l'Olympique Lyon, ragazzi, ha fatto un'offerta, quindi anche per loro facciamo così, anche per loro 24 milioni, visto che abbiamo proposto 20 al Borussia Dortmund ed è in trattativa. E questa possiamo eliminarla. Allora, ecco qui. Allora ragazzi, io avevo chiesto prima di iniziare a registrare, avevo preso informazioni da Palermo su Franco Vasquez, perché se dovessi vendere Ilicic voglio sostituirlo con un altro AT altrettanto forte, e siccome in nazionale avevo provato nelle amichevoli Franco Vasquez e mi era piaciuto moltissimo, ecco qui che loro vogliono 23 milioni e 500 mila euro. Quindi con i 20 milioni di Ilicic più dovrei mettere 3 milioni e mezzo di differenza, potrei acquistare Vasquez, anche se a vedere poi anche cosa mi chiede di stipendio. Ok ragazzi, allora va bene, abbiamo preso informazioni, andiamo avanti. Allora, ancora offerta per i 5 sotto da parte del Wolfsburg di 14 milioni e mezzo. Io, visto che ora ho anche la conferma di Vasquez, propongo 24 milioni di euro. Vediamo un po' se riusciamo, ragazzi, magari. Attenzione, allora, ho valutato la vostra offerta con il mio agente, dice di non accettare la pressione di bilancio che mi è stata offerta, è troppo basso. Tuttavia, nel caso fosse disposti a rivedere le condizioni, potremmo cambiare idea. Cioè, ragazzi, lui vuole obbligatoriamente 90.000 euro di stipendio, che io non penso di riuscire ad offrire. Proviamo, vediamo se riesco almeno 85.000. No. 84.000, no. Facciamo 83.500. Aspettate, 83.500. Lo squadro giocatore chiave, ok, proviamo così ragazzi, perché di più non posso fare, se no Abate non riuscirò ad acquistarlo. Attenzione, allora ragazzi, giocatore venduto, quindi Ilicic ci è andato a Borussia Dortmund, ci è andato però soltanto 17 milioni per il mercato. No, ragazzi, qui bene, nel frattempo ormai è andato via, quindi ragazzi abbiamo 17 milioni. È un po' problematico ora prendere Vasquez così. Okay, ragazzi, proverò a chiedere fondi alla Fiorentina. Ho chiesto 10 milioni con vincita del campionato e raggiungere le finali sia in Coppa Italia che in Europa League. Vediamo cosa mi diranno. Allora, attenzione ragazzi, Abate ha accettato l'offerta che gli abbiamo proposto. Quindi io direi di confermare Abate alla Fiorentina. Questo è il nostro colpo di mercato. Nuovo giocatore in arrivo, congratulazioni per l'acquisto di Ignazio Abate. Perfetto ragazzi, abbiamo preso Abate, quindi ora possiamo liberarci di Tomovic. Ok ragazzi, allora, visto che Vasquez costa parecchi soldi, quindi non so se riusciremo a prenderlo, io provo a offrire a Saponara, Riccardo Saponara, la maglia della Fiorentina. Quindi prendere Riccardo Saponara, che comunque è giovane ed è molto molto forte. Ok ragazzi, eccoci nella sfida contro il Napoli nella Coppa Italia. Questa è la formazione con Zarate, Babacar e Braciszkowski, poi Borcavaliero, Coné, che è diventato titolare visto la partenza di Ilicic, e Fernandez, poi Masina, Astori, Rodriguez, il debutto di Ignazio Abate con la maglia della Fiorentina, quindi subito in campo il nostro nuovo acquisto, e Tata Lusano in porta. Andiamo a vedere come andrà il match. Ancora Kayon, pallone dentro! Hamsik! Ancora Hamsik che prova addirittura il pallonetto su Tata Lusano. Dentro verso Braciszkowski, che ha visto solo Babacar anticipato. Infortunio per Astori. Questa è una tegola che non ci voleva. Speriamo non sia nulla di grave. Sta giocando molto bene Napoli. Pallone messo fuori, sbagliato. E Hamsik! Pallone messo dentro verso Babacar. Colpo di testa, il gol! Il gol di Babacar! Il Puma Babacar! Eccolo qui, guardatelo, non ci crede manco lui, grandissimo, grandissimo colpo di testa, che stacco, 1-0 per noi. Hulk dentro verso Marek Hamsik, ma finisce il primo tempo.
Ragazzi, siamo in vantaggio, non ci sono state moltissime occasioni, ma il Napoli sta giocando benissimo. Vediamo come andrà il secondo tempo. Attenzione ancora il Napoli, Allan! Il Napoli ancora con Caleon, deve uscire Tatarusanu. Pallone messo in mezzo e fuori. Che cosa si è divorato Jorginho, ragazzi, ma stiamo soffrendo. Babacar verso Mati Fernandez per Koné. Finalmente una buona azione da Prado sul tiro di Koné. La parata, il miracolo e poi ancora il doppio miracolo. Arriva ancora il miracolo su Blachikowski. Pep Reina, triplo miracolo. Masina la prolunga molto bene per Zárate verso Babacar. Koné che è scattato. Koné, ancora Koné. Koné ancora. Ha visto dentro Babacar solo. Si deve girare Babacar. Ghoulam lo intercetta. Ancora Babacar, tira al volo Reina. Zárate lotta. La palla viene messa dentro. Il colpo al volo di Insigne. Koulibaly su. Ancora Babacar e Reina. Ancora un miracolo. Porca Valero. Ha visto lo scatto del Kuma Babacar. Che è solo Babacar. Babacar. È solo Babacar. 2-0. Chiudiamo il match nei minuti di recupero. Babacar. 2-0 per noi. Rivediamo il tutto. Guardate Borca Valero, grande passaggio per il Kuma che solo contro Reina con freddezza. 2-0 per noi. E si conclude il match, ragazzi. Siamo andati avanti. 2-0 per noi e passiamo il turno. Siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia. Ecco qui il tabellone. Allora, noi abbiamo battuto il Napoli, la Roma ha battuto 4-1 il Bologna, quindi semifinale contro la Roma. Dall'altra parte ci sarà lo scontro tra Inter e Juventus per vedere chi arriva in semifinale, poi tra Sassuolo e Lazio, che non hanno ancora disputato le loro partite. Allora, attenzione, subito email. Offerta troppo bassa, vogliono almeno 14 milioni e 5 per Saponara. Io direi, ragazzi, di aspettare un attimo, vedere se la dirigenza mi dà i soldi, perché in quel caso punterei su Vasquez. Ok, brutto colpo. Ragazzi, Tegola, Astori sarà fuori un mese. Attenzione, ragazzi, abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento per Tomovic, che l'ho messo appunto sul mercato da parte del Chievo. Io direi di accettare l'offerta, perché tanto, ragazzi, non mi cambia molto. Tomovic può andare via. Eccoci giunti alla partita contro Genoa in campionato, e questa è la formazione con Zárate, Kalinic rientrato qui nel posto di Babacar, Teglio, Koné ovviamente, visto che Ilicic non è più in squadra, Borca Valero e Radovanovic, poi Pasquale, Roncaglia, vi ricordo che è stato infortunato per un mese, Rodriguez, Abate, il nostro nuovo acquisto, e Tatarusanu. Ragazzi, andiamo subito nel match. Attenzione qui, che avanza il Genoa. Il Genoa avanza con Cerci. Alessio Cerci dentro! Il miracolo e poi c'è il gol del Genoa. Genoa in vantaggio con Diego Capel. Dentro, qui il miracolo di Tatarusanu e poi c'è il gol. 1-0 per il Genoa. Sono qua Zárate, proviamo il calcio di punizione. Debole per Perin. Attenzione qua, che è sbagliato il Genoa. Allora Zárate dentro, Borca Valero ha visto lo scatto di Koné, non riesce a tirare. Attenzione qua, Zárate toglie palla. Allora dentro per Kalinic. Kalinic può tirare il palo e poi la palla rimane, il gol, il pareggio. Siamo arrivati al pareggio. Non l'ho visto con chi, ma siamo arrivati al pareggio. Svioliniamo. Finalmente, ragazzi, non stava facendo nulla il Genoa. Ha fatto tutto il primo tempo dopo il gol nel possesso palla. Guardate qui, palo! E poi ha ribattuto sulla linea, non so chi sia, ragazzi, non ho ancora visto. Cazzo duro. Vediamo. Ah, Koné. Pareggio di Koné, 1-1. E finisce il primo tempo. Ragazzi, un primo tempo nel quale non è successo nulla, tranne i due gol. Il Genoa ha passato tutto il primo tempo a passare palla in difesa, senza neanche provare a farmi male, solo in difesa. Dopo il primo gol si è chiusa a riccio. Vediamo se il secondo tempo sarà diverso. Quello del Genoa ha veramente giocato troppo in maniera chiusa. Qui pallone che filtra subito, il miracolo, c'è il gol immediato. 2-1 subito. Subito in vantaggio. Borca Valero, tiro, parata, miracolo di Perin e Kalinic lì. 2-1 per noi. Teglio ancora, bravo Teglio. Ha visto Kalinic. Kalinic al tiro, Kalinic che è ancora Ansaldi. Ancora Borca Valero. Cross dentro, uscire, colpo di testa di Kalinic, totalmente sballato. Sono qua Kalinic che manda vuoto il proprio marcatore dentro. Badeli può provare subito il tiro, Badeli, Perin. Badeli si mette subito in evidenza. Cross dentro, troppo ad uscire. Allora Ignazio Abate prova il tiro, Ignazio Abate fuori. Ansaldi dentro per Cerci. Attenzione a Cerci. Adesso Cerci il tiro fuori di pochissimo.
Porca valero, ho visto dentro lo scatto di Badeli. No, Radovanovic, il tiro di Radovanovic, la parata, il miracolo di Perin, Mattia Perin, grande parata. Ancora per Radovanovic, il tiro ancora Perin, il miracolo. La mette dentro, colpo di testa fuori di Kalinic. E la partita finisce qui, ragazzi, abbiamo vinto 2-1. Siamo riusciti a ribaltare questa partita con un Genoa molto molto chiuso. Ok ragazzi, ecco qui, tegola pesantissima. Coné sarà indisponibile per 3 mesi, frattura alla caviglia. Quindi devo trovare assolutissimamente un COC prima della fine del mercato. Tra l'altro oggi è l'ultimo giorno. Ok, questa è la schermata. Come vedete mancano 10 ore al termine del calcio mercato. Quindi nel prossimo episodio ragazzi andremo a provare a prendere uno se non 2 COC. Magari rinuncerò a Saponara, ora vedo. Ok, come sempre ragazzi vi invito a lasciare un like se questo episodio vi è piaciuto. Se questa serie vi piace, come detto, commentate, condividete. Se non avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Qui sotto in descrizione come sempre trovate tutti i miei social, Facebook, Instagram, bla bla bla, eccetera eccetera eccetera. Noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 14 con un nuovo episodio della carriera con la Fiorentina su FIFA 16. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers.